Siamo Raffaella Casciello e si prepara Mimmo Rizzuti. Raffaella Casciello, arriva. Se no parto col messaggio, Intanto ciao a tutte e tutti. Io ho fatto un viaggio piuttosto lungo per arrivare qua stasera, vengo da Napoli e francamente quando ho visto questa piazza mi sono commossa, anche prima che parlasse il sindaco. Mi sono commossa perché vengo da queste terre, dal mezzogiorno, come voi che le vivete, e in fondo ho pensato, cazzo, però c'è una speranza, noi ce la possiamo fare, noi possiamo partire da questa energia, da questo entusiasmo, dalla solidarietà, da tutti quelli che oggi stanno animando questa piazza. Ho sentito tutte le meravigliose testimonianze e devo dirvi questo, io penso che il modello Riace è per noi ancora il modello che dobbiamo praticare nel nostro paese. È il modello che dobbiamo praticare perché significa che a partire dalle competenze, dalle intelligenze, dalle capacità di tutti ed ognuno che vivono nelle nostre comunità è possibile ristabilire un modello diverso di vita collettiva. E lo dico perché quando ci sono amministratori pubblici che osano in questo modo, io vengo da una città dove si osa, Napoli è una città dove si sta osando in questo momento, bisogna stargli accanto, bisogna contrapporre, ha fatto bene chi l'ha detto, e sono stati tanti prima di me, alla legalità formale e alla giustizia sociale. E noi lo dobbiamo fare tutti i giorni. Lo dico perché se la politica non è un esercizio creativo, se la politica non è un esercizio di invenzione, se la politica non riesce tutti i giorni a mettere le mani nelle contraddizioni che viviamo, diventa un mero esercizio burocratico. E noi questo non ce lo possiamo permettere. E questo è nel migliore dei casi, perché nel peggiore dei casi, nelle nostre terre, la politica è corrotta, perché nel peggiore dei casi, nelle nostre terre, chi governa i nostri territori lo fa con un sistema di potere ben strutturato. E queste cose qui ci mettono nella condizione di non poter, di vedere appunto, lo diceva il sindaco, di soffocare, di sentirci soffocare. Eppure ho visto tanti giovani stasera girarsi in questa piazza, migranti, fratelli, cioè c'è un'esperienza di meticciato straordinaria. E questa esperienza di meticciato racconta però che i giovani di queste terre, io sono iscritta ad un partito, il mio partito è Sinistra Italiana, ma stamattina, cioè stasera io sono qui innanzitutto come cittadina e come attivista, sono qui come cittadina e come attivista perché credo che i giovani della mia generazione e di quelli che verranno dopo la mia, devono avere la possibilità di decidere se andare via o restare, ed è la stessa possibilità che deve essere data a tutti i migranti, cioè quella di decidere se restare nelle proprie terre o venire da noi. La dobbiamo smettere con i decreti Minniti, la dobbiamo smettere con le politiche del governo Gentiloni. Noi questa cosa la possiamo fare, e la possiamo fare perché stasera vedo una comunità in festa. Auguri a tutti, al sindaco e a tutti. Grazie.